Io penso che per il nostro dolore naturalmente è per queste vittime, penso ai tanti anche bambini, donne, per cui ricordiamo che sono persone che sono lì in fondo al mare e la responsabilità, come diceva Padre Enrico Monti, di tutti noi e quindi ci metto anche l'Europa. Distinguiamo soltanto questo, il Parlamento europeo in questi anni ha chiesto anche con molta pressione e talvolta purtroppo inutilmente agli Stati membri, che il problema è il Consiglio dei Ministri, e di capire due cose, che le politiche migratorie sono politiche europee, non solo dei paesi di prima accoglienza, e di rivedere una cosa fondamentale di cui forse si parla poco, la Convenzione di Dublino. Io mi auguro che oggi la riunione del Consiglio dei Ministri riunita degli esteri, chiamata dalla Mogherini, e anche le prossime che si annunciano con i ministri degli esteri e degli interni, veramente affrontino questo nodo. Attualmente soltanto i paesi di prima accoglienza hanno la possibilità di fare i filtri, cioè di verificare, accertare se queste persone sono effettivamente rifugiati, e devono fare insieme accoglienza e verifica. E poi non c'è un obbligo, ma è soltanto facoltativo, la distribuzione poi delle persone fra i vari paesi. Questo significa che cosa? Significa che c'è una difficoltà dei paesi del sud Europa, in particolare noi, Italia, il 90% delle persone arriva dalla Libia, perché nella Libia, che purtroppo è un po' un buco nero ancora, si concentrano dopo, come diceva prima il nostro Shadan, dopo addirittura spesso un anno, no? 11 mesi di viaggi nel Sahara, nel deserto, e arrivano lì in condizioni pazzesche. Qui dobbiamo agire su due fronti: un'azione umanitaria che in qualche modo, non vorrei dire un mare nostro, ma europeo, ma in un certo senso che allarghi quella che oggi è la missione Triton, che rimane soltanto fino a 30 miglia e che si carichi di più della parte dell'accoglienza, ma anche, come diceva Renzi, ha ragione, combattere il traffico clandestino. È chiaro che il traffico degli esseri umani, è chiaro che i trafficanti approfittano di due situazioni: questa difficoltà di poter fare di avere delle vie alternative legali, che dobbiamo assolutamente promuovere insieme anche all'UNHCR, all'Agenzia ONU e all'Europa, che è cosa che chiediamo da tempo, con delle postazioni lì, in quei luoghi, in Libia, nei campi profughi. E dall'altro, sì, manca la questione importante della possibilità di trovare delle vie legali alternative a questa.